Oggi parliamo di quali sono le 5 migliori app per il tuo telefono se sei diabetico di tipo 1. Ciao, io sono Emanuele, sono uno studente di medicina al secondo anno e sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni. Su questo canale puoi trovare video che ti aiutano a gestire meglio il diabete, le tue glicemie e in generale a vivere meglio col diabete. Ti ricordo inoltre che tra queste 5 app le più interessanti sono le ultime 3, quindi mi raccomando, guarda tutto il video, l'ultima è spaziale. Cominciamo subito. La prima, che è quella che probabilmente conoscerai già, sono le varie LibreLink App, Dexcom, Clarity, e successivamente a questa collego anche DSM, ma te lo spiego dopo. Per quanto riguarda LibreLink App e Clarity, svolgono la stessa funzione rispettivamente per LibreLink per il freestyle Libre 1 e 2, mentre Clarity per il Dexcom, mi sembra G5 e G6. G6 ne sono sicuro al 100%. Cosa servono? Permettono che, oltre a chi ha direttamente usato il telefono come ricevitore del segnale, possa leggere le glicemie. Quindi, ipotesi, io ho passato il ricevitore sul mio. Io uso il mio telefono come ricevitore. Ma se una terza persona volesse vedere, ad esempio, non lo so, i miei genitori volessero vedere le mie glicemie, possono vedere le mie glicemie tramite LibreLink o tramite Dexcom Clarity. Se volete che ci faccia un video per spiegarvi come collegare i telefoni, me lo scrivete qua sotto con scritto LibreLink o Clarity. Per quanto riguarda DSM, perché l'ho messo in questa categoria? Perché in realtà svolge la stessa funzione collegando i dati che derivano da LibreLink o da Clarity con una parte esterna. In questa parte esterna, nel mio caso, è la mia diabetologia. Cioè, la mia diabetologia mette un codice per cui è in grado di vedere le mie glicemie, e io metto lo stesso codice della diabetologia, è come se ci fosse un link, un legame appunto, e a loro permette di scaricare i dati di quello che ho io sul telefono, nel mio sensore, senza fare giri strani, mettiamo così. I dati che vengono scaricati sono quelli del telefono. Per caricare invece i dati del lettore, nel caso del freestyle, lì bisogna proprio attaccare il cavetto al computer. Ok, la seconda, questa viene utilizzata per la conta dei carboidrati, ce ne sono mille per la conta dei carboidrati. A me in diabetologia hanno consigliato ad esempio l'app Dietometro, che a me assolutamente non piace, però svolgono tutte la stessa funzione, ovvero metti i grammi, ti dicono le calorie, ti dicono le varie porzioni. Ce ne sono tantissimi che lo fanno. Una delle più comode è MyFitnessPal, questo perché MyFitnessPal ha la caratteristica di poter scannerizzare il codice a barre dei prodotti che sono confezionati. Quindi, per esempio, voi mangiate mezzo pacchetto di cracker, ok? Quindi non avete il numero preciso di grammi sulla tabella nutrizionale, vi basta scannerizzare, mettere il peso dei grammi di quello che state mangiando e avete i grammi di carboidrati, proteine e grassi. Questo ovviamente si può fare con tutti quei prodotti che vengono scannerizzati. Inoltre è uno stock di alimenti molto molto ampio, quindi nel caso non dovesse prendere, perché a volte succede, il codice a barre, potete inserire manualmente, trovate proprio, non so, yogurt Müller, yogurt Pinco Pallo piuttosto che altro, e potreste appunto usarlo così. Per la terza app che ti consiglio c'è Snack. Questa app è un'app molto particolare, tra l'altro io non sono riuscito a trovarla sull'App Store, quindi, però ho visto video di ragazzi esteri che lo utilizzano. Non fa altro che utilizzare la tridimensionalità che viene normalmente utilizzata per il Face ID, per calcolare e determinare quanto cibo hai nel piatto di un determinato alimento. Ad esempio, ho visto un video di un ragazzo che lui appunto inquadrava il suo piatto, dove c'era una parte di pollo e una parte di riso. Lui calcolava in base alla tridimensionalità quanto riso c'era e quanto pollo c'era. È abbastanza preciso da quello che dicono, però come vi ho detto io ho provato a cercarla e non sono riuscito a trovarla, ma se voi la trovate, buon per voi. Quarta app, cioè Tidepool Loop. Tidepool è un'organizzazione non profit statunitense che ha permesso di sviluppare questa app, che è Loop. Loop non è altro che un algoritmo che permette quindi la funzione di pancreas artificiale, in quanto mette in comunicazione il vostro infusore con il vostro lettore di glicemia. In questo caso, ad esempio, può essere il Dexcom e deve essere un CGM. CGM ovviamente sono il Continuous Glucose Monitoring, ovvero monitorano la glicemia minuto per minuto, ogni 5 minuti, come fa ad esempio il Dexcom o il nuovo Libre 3. Questa applicazione possiede un algoritmo che permette di calcolare
l'aumento dell'insulina se l'insulina si sta aumentando in modo da regolare, e in questo modo agisce come una sorta di pancreas artificiale. Il pancreas artificiale lo fa in automatico, qua lo devi fare, devi aumentare tu la quantità dell'insulina. L'ultima app, che è quella secondo me più figa di tutte, cioè di Diabetes, c'hanno anche un bel sito internet, però è tutto in inglese, anche l'app è in inglese. Questa app funziona soltanto se avete un CGM, in questo caso il CGM, come ho detto, potete usare il Dexcom, oppure si possono usare anche i vari Libre 1 e 2, tramite alcuni accorgimenti, perché tramite una serie di passaggi si può trasformare i Libre in CGM, scrivetemi qua sotto se volete il video, mi scrivete Libre CGM, io so che lo volete. Se invece non ne avete bisogno, ma siete arrivati fino a questo punto del video, scrivetemi Diabete tipo 1, così capisco che voi almeno guardate i video. Diabetes per me cosa serve? Permette di prevedere la tua glicemia dall'inizio, in una fase di orario che è dai 5 ai 15 minuti, mentre dopo un po' che lui conosce i tuoi dati, capisce la tua fisiologia, dopo un po' inizierà a passare fino a un'ora di durata. In questo momento io non ho CGM, quindi non l'ho provata, però ho visto provarla e effettivamente c'era questo ragazzo che andava a camminare e gli inviava proprio il segnale: guarda che la glicemia sta scendendo, tra un'ora avrai la glicemia bassa. Quindi questa è veramente una figata. Tra l'altro per questo c'è anche l'app per Apple Watch. Ditemi anche se volete un video sulle app per Apple Watch, che già che ci siamo lo possiamo anche fare. Inoltre, questa app qua è gratuita, lo si può trovare, vi basta che vi iscriviate appunto, e poi lui inizierà a prendere la glicemia. E in teoria c'è la possibilità anche per gli esterni di vedere le vostre glicemie, quindi funziona proprio come una sorta di diario, come può essere l'app del Dexcom, che ti monitora l'andamento della glicemia. Lui ti monitora l'andamento della glicemia pregressa, cioè quella che hai fino ad adesso, e più c'è una porzione che ti monitora invece quello che sarà futura. Sul loro sito c'è scritto che ha una precisione del 93,6%, quindi è molto affidabile. In ogni caso, c'è un bel sito, basta che scriviate Diabetes su Google e vi compare app, e vi compare il sito internet, è in inglese, dove potete trovare tutte le varie informazioni che vi servono. Spero che questo video ti sia stato utile. Se è così, metti un mi piace, un commento e ricordati di iscriverti al canale qua sotto. Con questo ho detto tutto e noi ci vediamo martedì prossimo. Ciao!